del Bologna fuori casa senza segnare, ma soprattutto, allora partiamo dal gol non gol, che non si è capito bene, del Bologna, oppure da quella palla persa dai Tedeschi in mezzo al campo che ha dato il via, la stura all'azione del gol del Cagliari. Partiamo dalla seconda, va. Partiamo dal fatto che è una partita che non dovevamo perdere, perché la squadra ha dimostrato di non essere sicuramente inferiore dell'avversario. Era una partita che, se ci doveva andare male, dovevamo portare a casa un pareggio, invece purtroppo usciamo battuti, perché in alcune situazioni abbiamo commesso troppi errori. Allora, c'è stato un altro caso di gol di palla dentro o fuori, lì subito a voi sembrava dentro, anche ai nostri telecronisti, poi abbiamo rivista e non mi sembra, un pochettino di quella palla tocca la rete. Ma io chiaramente da panchina ho potuto vedere, i miei giocatori che erano lì, e mi riferisco a Diamanti che ha fatto il cross e a Girardino, l'hanno vista dentro, poi dopo non lo so sinceramente, chiaro che se fosse gol sarebbe veramente un peccato, però ripeto, la partita l'avevamo costruita bene, l'avevamo approcciata bene, impattata bene, non abbiamo permesso quasi niente al Cagliari, nel senso che è stato veramente poco pericoloso. E noi però, ripeto, in alcune situazioni anche, insomma, troppi, anche a volte scelte sbagliate, quindi decisione con poca lucidità, a volte anche errori tecnici che non ci hanno permesso di, secondo me, di portare a casa il risultato che avremmo anche meritato, però è chiaro che dobbiamo, vogliamo crescere e farlo velocemente. Hai scelto Diamanti seconda punta? Sì, io credo che comunque Girardino e Diamanti siano due giocatori che devono stare il più vicino possibile. È chiaro che abbiamo anche altre alternative, ma credo che oggi la squadra ha dimostrato di comunque tenere bene il campo. Ha sofferto poco, ha costruito, ha concluso in porta più degli avversari. È chiaro che questa è una sconfitta che non ci voleva, diventa un momento delicato, dobbiamo compattarci e lavorare, se non di più, sicuramente meglio, perché alcune situazioni, ripeto, si possono sviluppare diversamente, anche se dal punto di vista degli atteggiamenti, dal punto di vista della voglia, ho visto sicuramente una crescita rispetto a Firenze, dove eravamo stati troppo passivi. Invece oggi la partita l'abbiamo fatta, ripeto, è solamente un peccato, ma un peccato grosso, uscire da un campo dopo una prestazione così senza risultato. Avete 7 punti come il Milan, andate in ritiro anche voi? No, noi riprenderemo martedì. Ho sentito prima cosa si diceva in studio. Io credo che ognuno deve vivere le proprie situazioni e credo che anche qualche volta comunque stare insieme, confrontarsi, o comunque anche, penso, fatti specie per il Milan dove giocano molte partite ogni 3 giorni, anche dare la possibilità ai giocatori di recuperare energia psicofisica possa essere importante. L'ultima cosa, coltello nella piaga, ieri è il tuo compleanno, faccio vedere come te, il migliore in campo, Tedeschi come l'ha festeggiato? Il problema è lì del gol subito? Ah beh, è chiaro che quella è una situazione, è chiaro che siamo in uscita, siamo in possesso palla sicuro e semplice, è una situazione che va sviluppata diversamente, anche perché c'erano più scelte da fare. Dopo non siamo stati neanche troppo fortunati nel rinvio di Anto, siamo finiti direttamente nei piedi. È chiaro che sono situazioni dove dovevamo fare diversamente, dovevamo fare meglio, mi riferisco soprattutto a queste situazioni che poi dopo sappiamo quanto possono incidere un episodio, o anche solamente tutti i palloni nell'arco di 95 minuti sono decisivi, e noi oggi purtroppo qualcosina l'abbiamo sbagliata e l'abbiamo pagato caro prezzo. Sando. Sì, io volevo ringraziare Stefano Pioli, c'è una domanda da Giancarlo Marocchi, sì. Bologna su Bologna. Quanto è importante per la sua bravura Diamanti, per la tua squadra? Mi sembra che quest'anno la palla gli arrivi sempre un po' tardi, sarà per le caratteristiche dei centrocampisti che quest'anno sono un po' portatori di palla, e perché quando lui ce l'ha in mezzo ai piedi spesso inventa qualcosa di importante. Ho avuto questa impressione, poi vorrei sapere se la vedi così anche tu. Ma è chiaro che è il nostro giocatore, diciamo, con più qualità, con più estrosità, con imprevedibilità, quindi è chiaro che dobbiamo cercare di servirlo di più. È altrettanto vero che i nostri avversari, sai, anche i nostri avversari preparano la partita, quindi a volte ci chiudono certe giocate, certe traiettorie, quindi forse oggi abbiamo scavalcato qualche volta, ma perché anche loro sono stati molto aggressivi, come d'altra parte siamo stati noi. È chiaro che è un giocatore importante e dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio, questo sono sicuramente d'accordo.